La merenda rappresenta un vero e proprio mini pasto, quindi è sbagliato considerarla un semplice riempitivo tra il pranzo e la cena, ma deve essere considerata come un'occasione per rifornire l'organismo del bambino di importanti nutrienti. Come dovrebbe essere composta la merenda, tra virgolette, ideale, se vogliamo definire un profilo come una linea guida? Allora, dovrebbe fornire circa il 10% delle calorie giornaliere. Generalmente quindi, considerando il fabbisogno medio dei bambini, si tratta, a meno che non siano già grandicelli, di non superare le 200 calorie per una merenda. E dovrebbero provenire queste calorie principalmente da carboidrati, con anche un giusto mix poi di proteine, grassi senza eccedere, vitamine e sali minerali. Nel concreto, come può essere costituita una merenda? Allora, assolutamente no a snack come le patatine fritte, che sono troppo caloriche. Pensiamo che un pacchetto medio fornisce circa 500 calorie e 35 grammi di grassi, quindi assolutamente sbilanciato. E inoltre non è saziante, oltre a non andare bene come composizione. Quindi no a snack di questo tipo, no nemmeno alle merendine confezionate, ma non di tutti i tipi, perché alcune merendine possono assolutamente andare bene, non bisogna essere a priori contro i prodotti industriali, ma sconsiglio di optare per le merendine più elaborate, quelle quindi glassate e sostanzialmente quelle che, vedendo la lista degli ingredienti, hanno al primo posto degli zuccheri semplici o dei grassi. Quindi vanno bene delle merendine semplici, anche confezionate volendo, che non diano più di 200 calorie e che abbiano nella lista degli ingredienti al primo posto la farina. Pensiamo per esempio a dei pancake molto lineari. Ora però che siamo a casa, il consiglio è di cimentarsi in cucina, di coinvolgere i bambini nella preparazione di una merenda. Questo li abitua a dei sapori più genuini e li farà anche apprezzare di più quello che hanno preparato. Quindi possiamo preparare noi dei pancake, magari aggiungendo anche dello yogurt, della frutta. La frutta dovrebbe essere sempre presente nella merenda. Si può anche consumare come macedonia, si può fare un frullato, si può inserire in dei muffin, appunto in dei pancake, cose di questo tipo. Oppure si può optare anche per una merenda salata. Perché non preparare una semplice bruschettina con del pane, un filo d'olio e del pomodoro, come vuole la tradizione? Oppure pane e ricotta. Anche questa è un'ottima merenda, magari accompagnata da una spremuta o comunque da un frutto fresco. Il consiglio poi è di non dimenticare l'apporto idrico. Spesso quando si parla di merenda si pensa solo a quello che si mangia e non a quello che si beve. Un bicchiere d'acqua non dovrebbe mai mancare per accompagnare la merenda dei piccoli.